i nostri inviati sono andati a scoprire il giardino delle biodiversità dell'Istituto Panzini. Abbiamo sentito i nostri ragazzi e la responsabile del progetto, la professoressa Anita Manti. Siamo nel giardino della nostra scuola con la professoressa Manti e mi dica come è iniziato questo progetto? Buongiorno a tutti. Allora, questo è un progetto che nasce ormai da 3 anni. È un progetto di riqualificazione della parte esterna della nostra scuola, con l'obiettivo di sostenere, la tutela della biodiversità. E allora abbiamo pensato di, come dire, creare delle aree di biodiversità, andando quindi a favorire la crescita e lo sviluppo di diverse piante. Qua nel dettaglio ci troviamo nel giardino della biodiversità, dove in collaborazione con Assam siamo riusciti a reperire 13 piante da frutto autoctone della regione Marche, e qua quindi ci troviamo con la mela rosa dei Sibillini, la mela limoncello, la pera angelica, ecco, e quindi i nostri studenti possono vedere, toccare, osservare e anche in un futuro molto prossimo raccogliere i prodotti della biodiversità marchigiana, in questo caso alberi da frutto. Siamo qui con Chantal, che è una ragazza della nostra scuola, e dimmi che cosa stai facendo in questo momento? In questo momento stiamo raccogliendo le fave. E quali sono le attività che preferisci qua all'orto? Direi coltivare. E a che scopo servono le piante? Cioè, a cosa servono? Allora, le vendiamo sia qua a scuola e le utilizziamo anche per il pranzo per gli studenti. Ok, grazie.